ragazzi, sono sempre Luca e bentornati sul mio canale Row Therapy. Oggi parliamo di lei, questo mega pack, la Insta360 One R nella sua configurazione più completa che contiene tutto, soprattutto il modulo da un pollice Leica che interessa veramente a tutti quanti quelli di Insta360 hanno fatto quindi un lavoro pazzesco mettendo finalmente il tanto osannato modulo da un pollice su una action cam non sono i primi a farlo perché l'ha fatto già Sony anche se in pochi lo sanno ma Insta1R porta questo modulo Leica in un contesto ben diverso un contesto di una camera in cui la modularità la parola d'ordine perché da una parte è una normale GoPro, da una parte è una videocamera a 360 gradi e dall'altra parte è un action cam con un grande sensore da un pollice a cura di Leica. In questo video però salterò completamente tutti quelli che sono i numeri di questa fotocamera perché la conoscete sicuramente benissimo meglio di me perché ormai appunto è uscita da tempo, da quasi un anno, vi racconterò quelle che sono le mie impressioni rispetto a questo sistema, rispetto a quello che io, soprattutto a confronto di GoPro, ho potuto constatare. Prima di procedere con queste quattro chiacchiere su quello che è il mio pensiero su questa camera, unboxing. Ed eccola qui la Insta One R in tutto il suo splendore in questa scatola dedicata per il modulo Leica con appunto gli altri due moduli che vedete appunto separati. Togliamo subito tutte quante le etichette da lente frontale, schermino posteriore che poi vedremo diventa anche anteriore e togliamo ancora pellicole, pellicole, pellicole. L'odore di nuovo non è niente di particolare in questa camera qui, ma concentriamoci sui dettagli. Guardate qui il modulo batteria che viene via, si stacca tutto quanto, dentro alla confezione troviamo ancora cavetto di ricarica, il frame, il frame che sinceramente è abbastanza discutibile, non l'ho trovato molto comodo, eh, sacchettini vari e bla bla bla, apriamo il modulo 4K wide angle, quello dove troviamo tutte le opzioni maggiori di frame rate, eccetera, e apriamo per finire il modulo 360 con le solite due lenti, due connettori e anche contenuta nella confezione un'ottima protezione in gomma che appunto deve proteggere le due lenti che diversamente sono sempre molto esposte. Ed eccola qui la bellezza della Insta One R, questo obiettivo gigantesco che appunto contiene il modulo da un pollice a cura di Leica. La magia accade quando si fa ciò. Batteria, modulo centrale della camera 1 R con lo schermino dietro. È modulo da un pollice che può essere sostituito con modulo GoPro normalissimo 4K e modulo 360 con le due lenti. Se ci pensate, quello che è sul piatto è veramente tanto perché adesso il prezzo di tutto ciò che vi ho appena fatto vedere velocemente, cioè i tre moduli più la 1R, il corpo base. Costa circa 7-800 euro, con un bel po' di sconti che eh, ci sono in questo periodo, dove la portate a casa con questa cifra e avete praticamente una GoPro che costa 3-400 euro, più una Camera 360, facciamo finta che sia la Max, che ne costa altrettanti e quindi arrivate alla stessa cifra. In più c'è questo piccolino, il modulo da un pollice di Leica, modulo che chiaramente è la cosa che mi ha attratto di più. Ve lo dico, eh, ci sono un sacco di funzioni eh, della 1 R pazzesche su app, su tutto quanto, però essenzialmente è la solita camera 360 che conosciamo di Insta, che funziona benissimo col suo software su computer, che funziona bene sulla app. Però questa cosa qui non porta grande innovazione. La conosciamo bene, ci sono dei effetti software bellissimi sull'app tanto di cappello il modulo 4k eh, anche qui è un bel modulo eh, però non è quello che eh, distingue questa 1r rispetto alle altre cosa distingue rispetto alle altre 1r è il fatto appunto di portarsi questo e avere Praticamente tre camere diverse. I file che questa piccolina qui ha generato, che chiaramente ricordatevi sempre, non possono mai essere utilizzati se non ci mettiamo eh, tutto il resto, perché quello lì di fatto è soltanto un piccolo modulo. Eccoci qui. In questa configurazione qui, eh, la Insta1R mi ha lasciato a bocca aperta perché c'è una qualità, una gamma dinamica. Una nitidezza che su una action cam per foto e video io non avevo ancora visto. È vero che la GoPro Hero 8 ha una qualità ancora pazzesca. Messa a confronto queste due, e lo faremo in un video dedicato, sono delle camere che se la giocano perché la GoPro 8 da una parte ha questa stabilizzazione veramente pazzesca la Insta One R dall'altra a questo modulo che è su un altro pianeta. Modulo che sembra tanto cattivo in questa situazione qui, ma vedete che se in realtà andiamo a svitare questa lente protettiva, di fatto una lente protettiva UV, diventa praticamente una semplicissima GoPro, chiaramente molto molto esposta ai graffi, perché vedete che sbomba abbastanza dal profilo della fotocamera. Quindi secondo me la 1 R va scelta soprattutto se interessa molto questo modulo qui modulo qui che andremo a conoscere meglio in un video dedicato dove la vorrò mettere sotto sforzo per quanto riguarda la fotografia notturna e le condizioni di scarsa luminosità soprattutto in tre secondi tac togliamo la batteria togliamo il modulo centrale il cuore pulsante della one r cuore pulsante che appunto qui a fianco a uno sportellino che ho già perso un paio di volte dove troviamo appunto la USB-C e la micro SD qui. Qui abbiamo due connettori due connettori perché se ci colleghiamo il modulo eh, Leica oppure il modulo 4K sono appunto uno in tutti e due i casi. Se ci colleghiamo il modulo 360 vedete che sono due connettori perché appunto le camere sono due mi è piaciuto molto portarmela dietro perché, di nuovo, eh, l'ho usata eh, portandomi indietro praticamente due pezzettini, un po' avevo una fotocamera a 360 gradi, un po' avevo una fotocamera con un sensore da un pollice. Fotocamera del sensore con un pollice che in realtà per alcuni versi è un pochettino limitata, perché quando utilizziamo lei Chiaramente non abbiamo tante opzioni di HDR, di frame rate che abbiamo con lei, che è appunto il modulo più semplice, più base che potete utilizzare per la vostra Insta 360 One R. Guardiamo più da vicino questa Insta OneR, sempre con il modulo Leica da un pollice, che è un po' quello che preferisco alla fine. Eh, andiamo a vedere un attimo di... Dettagli. Innanzitutto, partiamo dal meccanismo, meccanismo che, come vi ho detto, mi è piaciuto, ma di cui effettivamente molte persone si chiedono un po' l'effettiva durata. Allora, da quello che ho potuto testare io, il meccanismo è un meccanismo stabile. Chiaramente, adesso è tutto molto nuovo, quindi non posso dare un giudizio eh, definitivo, eh, ma devo dire che, appunto, tutto quanto sembra funzionare alla perfezione. Eh, c'è sempre un po' di gioco tra questi vari moduli, ma non sembra che eh, in qualche modo influisca. La possibilità che esiste con il modulo, diciamo, classico, quello 4K di montare lo schermino, sia nel senso, diciamo, normale, cioè con lo schermino dietro e andiamo a montarlo. Esattamente così, ovviamente i connettori questi devono combaciare. E quindi abbiamo la nostra Insta1R, vedete che si è subito agganciata abbastanza facilmente da sola con lo schermino dietro, oppure possiamo anche montarlo, guardate, con lo schermino davanti. Vedete, in questo caso qui la camera sarà orientata così e avremo anche la famosa possibilità di auto inquadrarci in quello che è uno schermino che ricorda un pochettino l'Osmo Action. Al momento di accenderla, i pulsantini presenti su questa camera sono praticamente nulli, perché abbiamo soltanto quello di accensione e quello di scatto. Eh, qui abbiamo quello che serve per la ricarica e per inserire la micro SD. Non mi è piaciuto tanto questo sportellino, che ho perso già un paio di volte, perché questo meccanismo viene via da solo abbastanza facilmente e eh, se perdiamo lo sportellino chiaramente non avremmo nemmeno più quel minimo di impermeabilità garantita con questa configurazione. Andiamo quindi ad accenderla. All'accensione c'è questo rumorino orribile che comunque si può tranquillamente eh, togliere e all'eventuale scatto il rumore è questo qui, sembra quasi uno sternuto. No, vabbè, sto scherzando, è il rumore di scatto, io l'ho lasciato attivo perché eh, diversamente diventa un po' difficile capire quando abbiamo scattato. Eh, quindi non è il solito beep, ma abbiamo questa sorta di starnuto. Partiamo subito col dire una cosa: lo schermino della Insta1R è piccolo, è piccolo rispetto a quella della GoPro ed è proprio piccolino in generale, questo piccolo quadratino e eh, questa è una sua piccola limitazione. Lo schermo della Insta One R è piccolo, eh, ma appunto è perfetto perché, vedete, possiamo anche girarcelo e gestircelo un po' come vogliamo. Chiaramente sarebbe stato meglio uno schermo qua grande, ma non c'era lo spazio. Poi avete visto subito un'altra cosa, lo schermo è subito andato in stand-by, quindi si è spento. Così la camera è in stand-by. Per riattivarla io devo schiacciare il pulsantino di accensione, vedete che lei si risveglia subito. Si risveglia subito perché l'autonomia di questa Insta1R è data appunto dal modulo batteria, che è questo qui. Modulo batteria, che come abbiamo detto in realtà è intercambiabile: nel senso che quando vogliamo cambiare batteria, prendiamo il modulo batteria e semplicemente ne inseriamo un altro carico. Quindi la batteria di per sé è questa, non c'è una batteria che entra dentro uno sportellino, è semplicemente questa qui. Quindi se noi scarichiamo questa batteria qui ne dobbiamo mettere un'altra una cosa che non mi è piaciuta è il fatto che qui secondo me sarebbe stato interessante mettere una vite fotografica la disposizione dei menu è tutto quanto a tendina adesso ci troviamo in una modalità fotografica la voglio cambiare basta che clicco sulla macchina fotografica quindi vado in foto in foto hdr foto burst intervallo e Night. Quindi abbiamo anche lo scatto a lunghe esposizioni e vedremo in un video dedicato come questo modulo da un pollice si comporta con le lunghe esposizioni. Abbiamo poi la modalità video, schiacciando appunto la telecamerina andiamo in modalità standard, modalità HDR, time lapse e time shift che diventa un pochettino il time war Per ultimo abbiamo questo qui che sono degli scatti preimpostati. Vedete che possiamo fare eh, qui uno se lo chiama P0, poi abbiamo P1. Questi preset chiaramente si possono eh, salvare andando a modificare quelle che sono le opzioni che si trovano qui sulla destra. Vedete che abbiamo la compensazione, la, il tipo di esposizione che può essere auto o manuale, Easy Priority, queste qui sono tutte quante le modalità di scatto. Vedete qua, chiaramente troviamo... Ultra wide per quanto riguarda il campo visivo che può essere anche chiaramente lineare, e in qui troviamo il formato che nel caso delle foto, eh, c'è la possibilità di scatto in JPEG e anche in RAW. Tirando da sinistra accediamo a tirando da sinistra, accediamo a tutte quante i media che abbiamo scattato. Mentre tirando giù dall'alto accediamo al menu delle, classico delle impostazioni dove troviamo tante cose, tra cui anche guardate la possibilità di connettere delle AirPods per sfruttare il microfono interno delle AirPods. Mentre qui abbiamo l'accensione del comando vocale oppure le impostazioni. Ho fatto un po' di difficoltà a capire queste impostazioni perché sul mio telefono, il Samsung S8, C'erano un po' di problemi di connessione, ma poi dopo un bel po' di tentativi si è connessa, diciamo. Quindi, questo qui è in generale il menu della Insta1R: schermo piccolino. Menu swipe, vedete che posso anche effettuare una scelta rapida della modalità in cui mi trovo. Adesso sono in modalità video, quindi giustamente posso scorrere le opzioni presenti, come in modalità foto posso. Andare su e giù. Un'altra cosa interessante che fanno pochissime fotocamere 360 quindi ho messo il modulo 360, vado ad accendere la Insta 1 R. E guardate, adesso sono nella modalità video e posso girarmi tutta quanta l'inquadratura a 360 gradi. Guardate fino a vedere me. Vedere ciò che mi sta attorno, veramente fantastico. Chiaramente possiamo farlo anche in modalità fotografica. Le modalità per ogni modulo chiaramente cambiano, non sono sempre le stesse. Però vedete che abbiamo un HDR, il Burst Night, attenzione: Night presente in modalità fotografica anche sul modulo 360. Per vedere i nostri file possiamo chiaramente collegare direttamente la 1R al computer e questa qui appunto si comporterà esattamente come un card reader. Quindi, adesso l'ho collegata, da accesa chiaramente. Lei si riavvia in modalità computer e vedete che qui mi appare la memoria. Cosa che con GoPro ad esempio non avviene assolutamente in questa maniera qui, bisognerebbe sfruttare l'applicazione Quick, eccetera, eccetera. Una volta sul computer andiamo ad aprire il solito Insta360 Studio eh, dove poi butteremo all'interno i file che abbiamo scaricato, io per comodità li ho messi sul desktop della OneR. Trasciniamo a questo punto direttamente la cartella che troviamo nella OneR, quindi non devono esserci delle sottocartelle e notiamo subito, guardate, eh, all'interno di questa cartella ho delle foto che sono in JPEG, quindi un formato normale, mentre tutti quanti gli altri file sono denominati insv, insp che sono rispettivamente dei file panoramici e dei file video, la Insta360 1R non genera dei video mp4, mai, né in modalità normale né in modalità 360. Ecco perché noi dobbiamo passare sempre attraverso il programma a computer Insta360 Studio. Questo, da una parte, è un qualcosa di lento che rallenta il nostro workflow di editing, ma dall'altra è un qualcosa di potente perché, ad esempio, con GoPro Max si hanno delle grandissime difficoltà per gli utenti Windows a gestire i video a 360 gradi. Questo perché non esiste la stessa applicazione che c'è su Mac che si chiama GoPro Player, eh, ma esiste solo un exporter che esporta di fatto l'MP4 ma che poi ci fa fare tutto il resto in un programma terzo che può essere Premiere. Questa di sicuro è una limitazione, me ne rendo conto, ma ovviamente se fate il workflow mobile utilizzando quindi iPad, tablet, smartphone tramite l'applicazione Insta360 che è stata recentemente aggiornata, non avviene perché chiaramente viene tutto a telefono. Tutto a telefono, ma ricordatevi che dovete avere dei telefoni abbastanza potenti, abbastanza prestanti, perché i file della Insta360 ONE R sono comunque abbastanza esigenti a livello di risorse. Selezionate gli scatti che ci interessano, li mettiamo tutti in coda di rendering, uno alla volta tutti insieme e facciamo il nostro rendering del file. Ci sono dei difetti? Chiaramente sì, come tutto ci sono dei difetti. Partiamo dal primo stupidissimo difetto la camera di per sé, così, non può essere usata comodamente perché bastava aggiungerci una cavolo di vite fotografica qui sul battery grip e io l'avrei potuta utilizzare in tante situazioni. L'avranno fatto forse perché hanno paura che la camera si apra improvvisamente mentre la state utilizzando, ma da questo lato in realtà io ho potuto constatare che eh, l'aggancetto dei tre moduli. Funziona bene, non, non è che c'è motivo. Certo, vedete, ha alcuni giochi, ma di fatto non è che la camera si apra in due. Comunque, per essere utilizzata abbiamo questo frame che sembra un po' un classico frame GoPro, non comodissimo, abbastanza plasticoso da aprire, eh, dove appunto possiamo infilarci la fotocamera che in questa maniera è senza ombra di dubbio molto molto più protetta. Bello che venga anche fornita questa piccola protezione per la Camera 360 che viene infilata così. Perfetto. E belle le tante ottimizzazioni software che questa Camera 360 ha. Perché è vero che l'audio on board non è così fantastico, ma è anche vero che possono essere utilizzati dei dispositivi Bluetooth esterni, cosa che GoPro non fa assolutamente, utilizzando ad esempio. Queste qui, le AirPods che io ho recentemente acquistato insieme al mio MacBook, chiaramente personalizzate con il nomino Raw Therapy. E appunto indossandole e connettendole, possiamo utilizzare il microfono delle AirPods, che è molto molto buono. Rispetto a quello in camera, questa è una cosa software che rispetto a GoPro è avanti anni luce. E proprio in questa chiave bisogna leggere: 360, Una marca che eh, sta pian piano aprendosi sempre più spazio, facendo dei prodotti sempre più validi. Aprendosi collaborazioni importanti come questa qui e essendo in realtà dedicata Insta360 a una larghissima fetta di clienti che provengono dal mondo professionale, come ad esempio me che ho acquistato l'anno scorso la Insta360 Pro 2, che è una camera 360 professionale che costa molto e che quindi appunto viene utilizzata in ambito ultraprofessionale. Una marca che ha quindi dei margini molto alti perché di per sé non produce soltanto una camera, un action cam, ma produce anche prodotti ben più complessi da gestire in tanti tanti sensi. In questo senso, Insta 60 rappresenta un pericolo per GoPro perché, guardate con questa qui, che sicuramente non sarà l'action cam ancora perfetta non riesce ancora a spodestare GoPro ma sicuramente comincerà a far venire voglia di essere acquistata quindi la chiave della modularità di questa camera qui secondo me è assolutamente una scelta che in futuro ripagherà perché probabilmente arriverà anche una versione 2 di questa uh, telecamera qui se non addirittura probabilmente alcuni si metteranno anche a copiarla perché eh, è un'idea fantastica chiudiamo col dire che eh, in realtà non manca nulla come prestazioni a questa camera qui abbiamo il 4k 60 fps abbiamo i controlli vocali abbiamo un sacco di cose hdr la possibilità di fare scatti con lunghe esposizioni c'è veramente tutto e per finire soprattutto così lei è impermeabile non abbiamo bisogno di ulteriori case che la vadano a proteggere fino a 5 metri di profondità quindi nonostante non sembri questi connettori sono di fatto impermeabili quindi ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa insta one r eh, se attira anche voi quanto attira a me eh, questa camera qui che sicuramente penso Comincerò a utilizzare nel futuro e magari lasciare ogni tanto a casa la GoPro per toglierci un po' da questo monopolio delle action cam che GoPro ormai ci ha abituato ad avere. Fatemi sapere se avete qualche curiosità in particolare su questa action cam, prossimamente in video dedicati andremo a scoprirla meglio. Io sono sempre Luca, siete sempre su Raw Therapy, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!